Col Teramo è stata una partita, dal mio punto di vista, più bella da giocare, sia per me, adesso ovviamente quando si perde non è mai bello, però è stata una partita bella, un confronto a viso aperto, leale, cioè non c'è stato anche tentativi un po' antisportivi di cercare di portare la partita in una direzione. Quindi io penso che l'identità di queste due squadre, per quello che ho visto io, parlo della nostra e di quello che ho visto del Teramo, siano due identità ben chiare di squadre propositive che vogliono giocare al calcio in una certa maniera e che adesso, sia per quanto riguarda noi, e parlo anche un po' per il Teramo, non penso che una partita possa far cambiare i giudizi assolutamente. Quindi Certo. penso che sia un modo diverso di interpretare la partita. Però è bello, io penso che vedere Ternana-Teramo sia stato bello anche per i tifosi, ecco. Dall'inizio dell'anno, comunque, anche quando magari i risultati non erano come quelli di adesso, però ogni settimana il mister predica calma, piedi per terra, bisogna continuare a lavorare. Comunque siamo a novembre, c'è cioè una squadra che vince un campionato a novembre, penso non si sia mai vista, quindi cioè, sono 7 punti, sì, ma c'è una partita da recuperare per entrambe. Ci sono ancora 25 partite, quindi cioè, può succedere veramente ancora di tutto. Noi lo sappiamo perché siamo una squadra e un gruppo intelligente, ma il mister comunque non perde occasione per ricordarci. Un Teramo che a me è piaciuto, come nelle gare che avevo visto già. È un Teramo che ha un'idea di calcio, che prova a giocare, una squadra che gioca a calcio, si basa, cioè mette l'individualità al servizio della squadra. Però è una squadra che gioca in maniera corale, organizzata, e quindi cioè, noi comunque siamo andati anche parecchio in difficoltà in alcuni momenti della partita. Sapevamo che era una partita che sarebbe stata giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Un po' ci assomigliamo anche da un certo punto di vista, diciamo. Quindi a me ha fatto un'ottima impressione. L'idea che avevo l'ho riscontrata poi affrontandoli, ecco. Beh, io ho parlato con quelli che hanno fatto il mio percorso lì l'anno che sono stato a Teramo, anche qualche altro ragazzo che conoscevo da altre squadre. Sicuramente sono contento che il Teramo possa aver fatto un passo in avanti. Noi l'anno che sono stato io è stato un anno un po' difficoltoso, ma nonostante quello la squadra aveva dimostrato una fase di crescita verso la fine. L'anno scorso partiti con grandi intenzioni e speranze, diciamo, però è stato un anno di transizione che è servito per essere in alto quest'anno. Paradossalmente ci si aspettava che il Teramo partisse così l'anno scorso, probabilmente, però è stato un anno di transizione e quest'anno si sta raccogliendo quello che è stato seminato l'anno scorso, penso. E quindi a me fa solo che piacere, ovvio, per la gente, per tutte le persone che ho conosciuto e che mi hanno lasciato un ottimo ricordo.